Dopo un periodo di forte rallentamento si prepara una settimana davvero ricca di grandi debutti. Botto Strauss è stato uno dei più importanti autori tedeschi del secondo Novecento, ma da qualche tempo sembrava come un po' messo da parte. A riproporlo all'attenzione è un grande regista suo conterraneo, Peter Stein, che da martedì 5 allestisce al Teatro Argentina di Roma un testo dell'83, Der Park. È una riscrittura contemporanea del sogno di una notte di mezz'estate, ambientata nel parco di una metropoli odierna che potrebbe essere Berlino o New York, dove Oberon e Titania, moderni dei, scendono per riportare una impossibile armonia fra gli amanti. Tra gli interpreti principali, Maddalena Crippa, Pia Lanciotti e Paolo Graziosi. Nella scorsa stagione Arturo Cirillo aveva firmato una bella edizione di Zoo di vetro di Tennessee Williams. Quest'anno l'attore e regista napoletano affronta un altro grande autore del teatro americano, Edward Albee, di cui mette in scena da martedì 5 al Teatro Menotti di Milano la sempre furiosa e violentissima Chi ha paura di Virginia Woolf. Protagonisti, accanto allo stesso Cirillo, Milvia Marigliano, Valentina Picello e Edoardo Ribatto. Giovedì 7, infine, al Teatro Storchi di Modena debutta il nuovo spettacolo di Antonio Latella, Ti regalo la mia morte, Veronica. Nell'occasione Latella torna a un autore che gli è caro, Rainer Werner Fassbinder, partendo però non da un testo teatrale, ma da una serie di film, o per meglio dire dai personaggi femminili di una serie di film, al centro dei quali c'è Veronica Voss, diva sul viale del tramonto in preda alle allucinazioni da psicofarmaci, interpretata dalla bravissima Monica Piseddu. Altre notizie e informazioni più ampie e dettagliate potete trovarle se volete nella versione scritta di questi consigli. Intanto auguro come sempre buon teatro a tutti.